Era burbero, scontroso, antipatico secondo tanti, battagliero e irascibile. È tutto sbagliato, è tutto da rifare, era il tormentone con cui perseguitava amici e nemici. Non a caso lo chiamavano Ginettaccio. Non gli andava mai bene nulla, anche quando vinceva e lasciava agli avversari solo la polvere. Le opere buone o si fanno in silenzio o non si fanno, era un altro dei suoi tormentoni. E Gino, coerente fino alla fine, non ha mai voluto raccontare di quando salvò tante vite durante la guerra. Era un'Italia spaccata in due, quella. Un'Italia che assomigliava molto al suo campione. Allora forse non è un caso che la storia d'Italia si sia intrecciata con la storia di Bartali. E da lì, dal 1948, da quell'anno cruciale per il nostro paese, conviene partire per raccontare questa storia. È il 1948. La guerra è finita, è vero, ma ha lasciato dietro di sé lunghi strascichi in tutta l'Europa. Le divisioni e gli odi covano sotto la cenere e trovano il loro sfogo quasi naturale nel ciclismo, lo sport che suscita la passione più sfrenata e una partecipazione di massa. Il Tour de France diventa allora un territorio di battaglia. Le ferite della guerra non si sono rimarginate e i francesi hanno ancora il dente avvelenato con gli italiani. I francesi ci vedevano malissimo perché noi siamo stati quelli che li abbiamo traditi durante la guerra. Ci volevano tanto male per il colpo di pugnale alla schiena che gli avevamo dato dichiarandogli la guerra. Fiorenzo Magni, fresco vincitore del Giro d'Italia, è considerato persona sgradita in terra di Francia per via della passata militanza fra i fascisti della Repubblica di Salò. Fausto Coppi non se la sente di affrontare una corsa massacrante e un clima così pesante. E allora le speranze italiane sono tutte nelle gambe inossidabili di Gino Bartali. Sono passati 10 anni e tanta acqua sotto i ponti dalla vittoria di Bartali nel Tour del 38. Gino ha 34 anni suonati e qualcuno comincia a dargli del vecchio. Papà ritornò in Francia nel 48, non c'era Coppi quell'anno, e papà fece una squadra per lui, scelse le persone che volle lui e scelse anche questo commissario tecnico che era Binda. Binda era molto accorto, Binda era un uomo molto riflessivo, lo aiutava la grande esperienza, vissuta con grandi campioni anche prima di lui come Girardengo. E allora, essendo molto accorto, sapeva però dove poteva arrivare Bartali. La mastodontica pedalata si inizia con una parata per le vie di Parigi. Da Palais Royal per Rue de Rivoli si sbocca l'Étoile. Tutta Parigi sportiva applaude al brillar di manubri. E Binda gli disse una cosa molto bella. Ascolta, dice, tu devi fare il vecchio. Nessuno si deve accorgere che tu sei in forma, se no ti danno battaglia fin dall'inizio e allora si perde tutto. Tu devi fare il tuo gioco. Solo sulle montagne. Bartali però non è dello stesso avviso. Per il suo ritorno al Tour ha in mente ben altro. E nella prima tappa arriva davanti a tutti. E a Trouville, il nostro proverbiale re della montagna, cinge la nuova corona di re della pista. Primo Bartali, secondo Scott, ricordatelo. Mademoiselle, che sta meditando. La prima gara la vinse e prese la maglia gialla. Tornò in albergo e trovò Binda con le valigie in mano, non voleva andarsene, dice no, così non si fa il Gino, eh. Ecco, no, ma... Bartali è quasi costretto a scusarsi con Binda per aver vinto. Per le tappe successive si mantiene calmo nella pancia del gruppo, almeno fino a quando la carovana non arriva in vista delle prime montagne. I Pirenei. Finalmente scocca l'ora dei rocciatori.
Lazaridès, Bardali, Roby e Bobet, che aggiunge al suo attivo anche eccellenti qualità di grimpeur. Bardali solo contro la Francia tutta, ma la Madonna lo vuole primo alle soglie del suo santuario. Una tappa arrivava a Lourdes e lui era molto devoto alla Madonna di Lourdes, vinse anche quella e ritrovò un'altra volta Binda con le valigie e voleva andarsene a casa. A Lourdes, Bardali ha battuto in volata due francesi, il capitano Jean Robic e un giovane scatenato e talentuoso. Si chiama Louison Bobet. È lui la sorpresa del tour. Ha addosso la maglia gialla. In pianura va fortissimo e si permette perfino di staccare Bardali nella prima tappa alpina. Al traguardo sarà primo Bobet. I giornali francesi prodigheranno superlativi a Louison, che è riuscito a prendersi più di 7 minuti e mezzo su Bardali. I francesi hanno motivo di stare allegri. Il 14 luglio, l'anniversario della presa della Bastiglia, Bobet ha già un vantaggio di 22 minuti su Bardali. Il tour fa sosta a Cannes, sulla Costa Azzurra. E mentre in Francia si fa festa, a Roma si consuma una tragedia imprevedibile. Palmiro Togliatti, leader del Partito Comunista, è appena uscito da Montecitorio quando viene raggiunto da 3 colpi di pistola. A sparare è uno studente squilibrato di 25 anni, tale Antonio Pallante, che viene immediatamente arrestato. Togliatti è trasportato d'urgenza al Policlinico di Roma e sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono critiche. La notizia fa il giro del mondo. Il papà vide che i giornalisti se ne andavano. Se ne andavano, dice, ma perché se ne vanno? Allora prese proprio di peso, di petto. 2 o 3, dice, ma perché andate via? Pensate che io non venga più perché sono vecchio? No, dice Gino. No, sono questi i problemi. In Italia c'è stato attentato a Togliatti. Si teme per una guerra civile e noi si va a casa per difendere le nostre famiglie. Fra i protagonisti di quelle infuocate giornate parlamentari c'è un giovane deputato della Democrazia Cristiana, Giulio Andreotti. Beh, fu un giorno di grande tensione, il giorno dell'attentato. Per alcune ore, indubbiamente, dato che ancora non era del tutto spenta la contrapposizione che c'era stata qualche mese prima nelle elezioni, così circolò un momento il dubbio che si stesse riaccendendo la mischia o addirittura che si andasse verso una forma di contrasto anche nelle piazze. Il paese è in fermento. A Torino, a Genova e nelle principali città del nord, gli operai occupano le fabbriche. La CGIL proclama lo sciopero generale. In strada ci sono scontri e si contano i primi morti. Si teme una guerra civile. Il capo del governo, il democristiano Alcide De Gasperi, fa di tutto per tenere sotto controllo la situazione e stemperare gli animi. Perfino chiamare il suo vecchio compagno dell'Azione Cattolica, Gino Bardali. Gino, al telefono dall'Italia per te! Nonnino Adriano. Gino! Gino, dai, sbrigati! Oh. Al telefono, qual è? Vogliono dall'Italia, dai! Pronto? Sì, la piglio! Adriana, amore mio! E gli disse, caro Gino, dice, ma guarda, qui è successo un grave attentato, siamo proprio, ho tanta paura. Tu non riesci un attimo a vincere il Giro di Francia, anche per distrarre un po' la gente, perché sennò qui... Ti dico la verità, Presidente, a me mi sembra molto difficile, 22 minuti sono davvero tanti, come si può fare? Allora, papà, pensi la squadra, andarono sulla spiaggia e fece un piano di battaglia. Io ho detto, intanto io preparo l'ultima tappa, se domani non muore si parte. E li portai sulla spiaggia, sono tutti in linea, qua c'è il Corriere, no? E invece di sentire domani si attacca dal principio alla fine.
giorno seguente è in programma una terribile tappa di montagna. Il terreno preferito di Battali. E le Alpi iniziano subito a mietere vittime. Il piano prevede che Bartali vada in fuga ai piedi dell'Isoar, una montagna impervia. Isoar è una salita di una 18 km, allora era anche sterrato. Erano salite durissime, insomma. E lui poi, che andava anche con dei rapporti che altri non potevano mettere perché erano troppo duri, quindi faceva la differenza lui. Sull'Isoar nessuno riesce a tenere il passo di un Bartali inarrestabile. Jean Robic arranca e Louison Bobet cede di schianto. Lo lasciò ciondolante sulla sella. Bartali passa da solo in vetta all'Isoar e al traguardo di Brianson infligge alla maglia gialla Bobet un distacco di 20 minuti. Non è solo una vittoria di tappa. I francesi sono in lacrime e la partita per il tour è di nuovo aperta. Un doux parfum qu'on respire, c'est fleur bleue. Un regard qui vous attire, c'est fleur bleue. Les mots difficiles à dire, c'est fleur bleue. C'est fleur bleue, c'est fleur bleue. La notizia della strepitosa impresa di Bartali varca veloce le Alpi. Ed è una ventata d'aria fresca che scuote le piazze in rivolta e i palazzi di Roma. Entrò in aula un deputato, ricordo un deputato piemontese, Tonengo, un contadino, e gridò: Bartali ha vinto la tappa. E allora quella tensione che c'era, quel senso, non dico di tragedia, ma certamente molto cupo, si risolse all'improvviso, tutti si misero ad applaudire e dovemmo a Bartali, direi, il rasselleramento di una giornata parlamentare che poteva finire male. Le buone notizie arrivano anche dal Policlinico di Roma. Togliatti è fuori pericolo. Dal suo letto d'ospedale lancia appelli per la pacificazione. Le mie forze non sono ancora molto grandi, però sono fuori pericolo e assicuro tutti i compagni che a suo tempo saprò essere di nuovo al mio posto di lavoro. Lo stesso Togliatti, appena riprese conoscenza, pregò il suo medico, dottor Spallone, di venire al Viminale a dire a De Gasperi che non succedeva niente. Togliatti, che era un tifoso del Babbo, quando dall'ospedale disse: state tutti fermi, non fate niente. E la seconda cosa che chiese era a che punto era mio Babbo a Giro di Francia. Dopo la tappa dell'Isoar, Bartali è davvero a buon punto e il giorno seguente infligge a uno stremato Bobet il colpo di grazia. Da Briançon a Aix-les-Bains ci sono 9 ore e mezzo di discese e salite, fra cui il poderoso Galibier. Quelle tappe terribili, tappe dove i corridori si trovavano davvero a disagio contro il terreno, contro queste montagne durissime. E lui, per lui, era come giocare in casa quando era in montagna. Al traguardo, Bartali arriva di nuovo solo con oltre 8 minuti su Bobet. La maglia gialla è finalmente sua. Eravamo venuti via da una guerra, persa malamente, insomma, eravamo visti, mal visti all'estero. E questa vittoria veramente contribuì a portare coraggio, animo, serenità negli italiani. La pendule fait tic tac tic tic, les oiseaux du lac pic pac pic pic. Gino, il vecchietto che ha umiliato i giovani francesi, terrà la maglia gialla fino a Parigi, togliendosi la soddisfazione di vincere altre 2 tappe. E riuscì, oltre a vincerlo con grande superiorità, a vincere anche 7 tappe, su 21 tappe ne vinse un terzo lui, una cosa che non si riscontra in altri atleti.
Gino, grazie per l'Italia. Eravamo anche i più lontani dalla Sicilia alle Alpi, tutti intorno a te in questo momento. Vai Gino, vai, vai sulla tribuna. Ti aspettano i simboli del trionfo. Gino, sei grande. Gino Bartali nasce a Ponte Aema, vicino Firenze, nel 1914, in una famiglia di umili origini. Il padre, Torello, fa il contadino. La madre, Giulia, lavora la lana. Gino è il terzo di quattro fratelli. Frequenta la scuola elementare a Firenze, a 20 km di distanza da casa sua. Un vero viaggio, da fare tutti i giorni in sella alla sua bicicletta. Con grandi sforzi economici da parte dei suoi genitori e delle due sorelle, gli comprarono una bicicletta usata, talmente pesante che lui lo chiamava il cancello, da quanto era pesante. E con questa bicicletta la mattina non vedeva l'ora da montare in bicicletta, chissà, forse come il motorino per i ragazzi oggi, non lo so. È su questa bici che Gino comincia a sbalordire tutti. Lo fa nelle gare con gli amici, quando di ritorno da Firenze devono affrontare la salita che porta verso Ponte Aema. È una brutta salita che si chiama la salita dei moccoli, dove anche i contadini, quando dovevano scendere per spingere il carro trainato dai buoi, da quanto era ripida questa salita, e anche le diligenze, i passeggeri in quel momento dovevano scendere, se no la diligenza non andava su. E mio padre la faceva senza mani. Come facesse, non so. Siamo negli anni 20. Mentre Gino pedala per andare a scuola, un ex maestro elementare di Predappio di nome Benito Mussolini sta conquistando il potere in Italia. In quell'Italia lì, rurale e polverosa, reduce da una guerra terribile, mantenere una famiglia non è facile. Tutti devono contribuire, soprattutto i figli maschi. Una volta finito di studiare, fu quasi naturale che chiedesse di andare lì a bottega, come si diceva un tempo, per imparare un mestiere e per fare il meccanico. Quella era la sua passione. Il meccanico per cui lavora Gino si chiama Oscar Casamonti ed è anche un ex corridore. Gino gli dà il tormento. Mettimi alla prova, fammi correre con te, gli chiede. Alla fine Casamonti cede. E allora, per metterla alla prova questo ragazzo, un giorno con altri corridori e con mio padre organizzò così un'uscita una domenica qui sulle colline di Firenze verso il Ferrone, che c'è una bella e discreta salita qui nei Chianti. Questo era un corridore, cominciarono piano, questo sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte, arrivarono in cima alla salita, lui pensava di aver staccato tutti, si voltò e c'era mio padre. Quando si voltò era ancora dietro e dico, che fai lì, sei ancora dietro? Dice, ma io non la volevo superare, perché se no si sarebbe offeso. Bartali, in cima a una salita ci sarà sempre, anche negli anni successivi, quando farà il grande salto tra i professionisti. Non gli sembra vero di poter correre accanto ai suoi idoli Binda e Guerra. Lui però dimostra subito di non avere timori reverenziali. Alla sua prima Milano-Sanremo, Bartali è in testa, stacca tutti. Ma Emilio Colombo, direttore della Gazzetta e organizzatore della corsa, non può permettere che un giovane esordiente vinca la grande classica. Emilio Colombo lo fermò quasi, facendogli delle domande, come ti chiami? Dice Bartali, Bartali. Ma com'è che ti chiami? Bartali o Bartali? Bartali, Bartali, siamo due fratelli. Ah, due? E com'è che se siete due adesso vedo solo te? Sì, perché Giulio non c'è, che è ancora dilettante, però è più forte di me lui. Voi dovete scrivere, i fratelli Bartali, le promesse della Toscana. Scrivete tutti. Oh, scusate, Gli inseguitori, 5 o 6 inseguitori, si facevano tirare dalle macchine e lo ripresero a pochi chilometri
dall'arrivo, lo lasciarono lì, lui arrivò ultimo di questo gruppetto. Bartali non si scoraggia. Nel 1936 comincia la nuova stagione più motivato che mai, anche perché nella sua vita non c'è più solo la bicicletta, ma anche l'amore. Io lavoravo in via del Corso a Firenze, in un grande negozio, e mio marito andava di fronte a questo negozio dove stavo io, perché avevo un amico, un carissimo amico, che vendeva cioccolate, caramelle, e lui, siccome era talmente goloso. Mia moglie lavorava qui. La mattina veniva a far colazione dai mio amico Peppi, che aveva qui di fronte una pasticceria. Lei non mi guardava mai e io stavo lì delle ore per vedere se si voltava qualche volta. Io guardavo spesso quel negozio là perché mi piaceva molto mio marito. E lui guardava di qua, mentre mangiava le caramelle e il cioccolato. Un bel giorno mi fa questo ragazzo, dice: la posso accompagnare stasera all'autobus? Ma ben volentieri, dico io. E così dice: stasera posso venire a prendere? Sì, sì. Ma allora dico: cosa mi voleva dire? Ma dice: sa, io piacerebbe fidanzarmi con lei. Però ora non posso perché devo fare il giro di Francia o il giro d'Italia, non mi ricordo con precisione. E dice: non vorrei che lei avesse delle colpe. Ma dico: mancherebbe anche questa. allora dice: ma per ora insomma è una cosa fra di noi. Va bene. Quel giro d'Italia Gino lo vincerà da dominatore. È il suo primo grande successo da professionista. Ma la felicità per la vittoria ha vita breve. Una settimana più tardi, suo fratello minore Giulio, anche lui corridore, ha un incidente in corsa. La strada è chiusa, c'è la corsa! Lo portarono all'ospedale. Mia nonna disse che sbagliarono l'operazione e morì. Ecco. Quindi grave senso di colpa da parte di mio padre, che non pensava che questo che fosse accaduto a suo, che si voleva molto bene a questi ragazzi, a suo fratello fosse colpa sua, perché gli avesse trasmesso questa grande passione per il ciclismo. Bartali è a pezzi. Neanche la sua fede incrollabile lo può aiutare. Vuole smettere, lasciare il ciclismo per sempre. C'è solo una persona che può fargli cambiare idea, la sua cara Adriana. Fu appunto mia madre che lo andò a trovare e gli disse: senti, io mi sono innamorata di un ciclista, quindi continua a correre perché questo è il tuo mestiere, fallo per te stesso, per gli sportivi e anche per tuo fratello. Gino torna in sella e nel 1937 vince per la seconda volta il Giro d'Italia, dando un'altra grande dimostrazione di potenza. È un atleta formidabile, che il regime fascista, all'apice del suo consenso, vorrebbe avere dalla sua parte. Ma Bartali non è dello stesso avviso. Lui è fedele alla Chiesa e non al partito. Il conflitto con il fascismo diventa aspro quando Bartali si sta giocando le sue carte al Tour de France. Lo fecero ritirare, era una questione politica, perché non andava d'accordo mio padre con il regime, assolutamente, non andava d'accordo quasi con nessuno, ma quel regime poi assolutamente no. Ecco. Ma l'anno successivo, al Tour del 1938, nemmeno il regime può fermare Bartali. Nessuno in salita è capace di stargli dietro. Gino mulina chilometri su strade impervie che mettono alla prova la resistenza fisica degli atleti. La corsa veniva dura, veniva a eliminazione e gli uomini più forti venivano a galla.
Il suo rivale più pericoloso è il belga Félicien Derbecq, che gli tiene testa fino al 22 luglio, giorno in cui si deve scalare il mitico Isoar, denominato il Golgota della bicicletta. Aveva delle viscere, aveva degli organi che corrispondevano tutti, un cuore fortissimo. E allora, mentre gli altri accusavano la fatica, lui andava ancora avanti. Al traguardo di Brianson, Bartali è primo con 9 minuti di vantaggio. Un'impresa titanica, compiuta tra i sassi e la polvere, il sudore e la folla. Il Tour de France è suo. A 24 anni, Gino Bartali è l'indiscusso numero uno del ciclismo mondiale. La sua carriera sembra essere lanciata verso nuovi e strepitosi trionfi. Ma nel 1939 scoppia la Seconda Guerra Mondiale, che stravolgerà la vita di Gino e quella di un'intera generazione. Giugno 1940. L'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria. L'Italia entra in guerra al fianco della Germania nazista contro Inghilterra e Francia. Anche Bartali deve dare il suo contributo alla patria. Finisce la visita medica e il comandante gli fa: no Gino, tu vai a casa perché sei riformato. Come sono riformato? Sì, sei riformato. Ma come io ho riformato? Ma se ho vinto un Giro d'Italia, un Giro di Francia... L'ironia della sorte vuole che l'arma segreta di Bartali in corsa, quel cuore che batte lento anche sotto sforzo, sia ritenuto dai medici un pericolo per la vita militare. E il dottore gli disse: senti, tu c'hai un cuore sbagliato. Per il ciclismo può andare anche bene, ma se tu ci muori con 20 kg di peso sulle spalle mentre fai una marcia, poi ci accendiamo di mezzo noi. Bartali viene mandato a Roma, al battaglione olimpico, a fare lavoro d'ufficio. Nell'intento di risparmiare ulteriori... Ci resta fino a una data che entrerà nella storia del paese come un colpo di vento improvviso che spalanca una finestra chiusa. L'8 settembre 1943. I nazisti improvvisamente sono i nemici. Gli ebrei vengono deportati. Gli attivisti cattolici, di cui Bartali fa parte, si mobilitano per aiutarli. È necessario trovare qualcuno capace di trasportare clandestinamente documenti falsi per aiutarli a fuggire dall'Italia. Gli chiesero il favore se poteva allungare i suoi allenamenti verso Assisi. Quel qualcuno è Bartali, che viene contattato dalla curia fiorentina. E nell'occasione allungare un po' di documenti. Firenze Assisi e ritorno, 334 chilometri sulle strade impossibili di un'Italia in guerra. È come correre un'insolita tappa di un Giro d'Italia, pedalato da Gino con coraggio e senso del destino. È stato mitragliato, è stato bombardato, li hanno fatti tutti i colori, specialmente le truppe alleate, perché l'aviazione, dice, prima sparava e poi veniva a vedere a che cosa aveva sparato. L'ha fatto volentieri, perché secondo lui gli sembrava una cosa fatta bene. Tutto quello che era di fare del bene lui lo faceva anche a rischio suo. Ad Assisi Bartali punta il suo traguardo. Il convento di clausura di San Quirico. Lì lo attendono le suore. È a loro che Gino deve consegnare i documenti.
veniva sempre nella nostra foresteria, pranzava, portava i documenti per gli ebrei, che li nascondeva dentro la canna della bicicletta, li nascondeva. Non parlavano granché, era gentilissimo, delicatissimo, sì, ma no, non parlavo con le altre persone. Ma Bartali non si limita al contrabbando di documenti. Con la sua bicicletta gira tutta la Toscana alla ricerca di cibo per la curia fiorentina, che deve sfamare le migliaia di persone rifugiate nei suoi conventi. Credo che anche abbastanza ingenuamente il Vaticano gli spedì una lettera di ringraziamento. Caro Bartali, ti ringraziamo per i 20 kg, per i 30 kg, per i 10 kg, per i litri di olio, eccetera, eccetera. Fu intercettata questa lettera dai servizi segreti fascisti. Pensavano che fosse una lettera criptata, che i 20 kg di patate fossero di 20 mitra, che 50 kg di cipolle, dico per dire, fossero bomba a mano, non so, ecco. E quindi fu chiamato a Villa Triste, era soprannominata, una villa che stava in via Trieste, dove la banda Carità, un nome che ancora alle persone anziane fa paura, torturava, e chi entrava lì dentro difficilmente ne veniva via vivo. Bartali finisce nelle mani del famigerato fascista Mario Carità e rischia la fucilazione. Lo tennero 2 o 3 giorni, gli dissero il motivo per cui era stato lì. Ci furono dei militari che dissero: no, Gino Bartali sarà tutto fuorché uno. Le armi proprio non sono fatte per lui, come fa a mandare bombe? E fu liberato. E non voglio andare sui libri di storia per aver ammazzato un ciclista. Voi siete il campione che questa Italia di vigliacchi e di traditori si merita. La mia Italia non è la vostra. Andatevene. Bartali si salva grazie alla sua popolarità. Ma prima della fine della guerra trova la forza e l'incoscienza di compiere un'altra impresa, stavolta senza bicicletta. Firenze sta ormai per essere liberata, ma un manipolo di soldati nazifascisti tiene ancora prigionieri 49 inglesi in una villa vicino a Punta Ema, il paese di Gino. C'erano i partigiani che cercavano di liberare 49 inglesi che erano intrappolati in questa villa, e non ci riuscivano, perché tutte le volte che qualcuno cercava di passare questa strada bombardavano, mitragliavano, quindi era impossibile. Si vestì da fascista, col moschetto rigorosamente scarico, e li andò a fare prigionieri. Uno per uno, con le mani alzate e tanti lenzuoli bianchi svolazzanti, e li fece uscire, e passando per tutte le stradine li consegnò tutti ai partigiani. Una delle prime persone che il generale Alexander volle conoscere fu appunto mio padre, perché gli aveva salvato questi 49 uomini. Di tutte quelle storie impossibili, di quegli attimi vissuti pericolosamente, di quell'eroismo nascosto, Bartali, ginettaccio, non ne ha mai voluto parlare in pubblico. Non voglio apparire di essere un eroe. Gli eroi sono soltanto quelli, per conto mio, che sono morti, che sono stati feriti, che hanno fatto tanti mesi di giornia. L'ha tenute nascoste per tantissimo tempo, perché le cose si fanno non per vanto, perché se le fai per vanto non valgono niente. Finita la guerra, l'Italia è in ginocchio, ma non c'è tempo per piangere. Bisogna ricominciare a correre. La nazione ha bisogno di eroi. Immagini fatte apposta per essere tramandate di generazione in generazione.
fotografie mostrate dai nonni ai nipoti senza che mai un granello di polvere ne intacchi il fascino. Come la foto della borraccia che in una torrida estate sulle Alpi avvicinò le mani di due acerrimi rivali. Chi passò la borraccia a chi? Ma è difficile dirlo. Questa è una foto fantastica perché io ho parlato col povero Gino prima e lui dice: l'ho data io. Dovrebbe essere Bartal a passarla a Coppi, come mio pensiero. Però forse non lo sanno neanche loro. Mio padre, quando dicevo: Gino, ma chi l'ha passata la borraccia? Te o Coppi? Lui diceva, mi faceva un'altra domanda: tu sei per Bartal o per Coppi? Se uno diceva per Bartal, gliel'ho data io. Se diceva per Coppi, me l'ha data lui. Dentro quella borraccia è riassunta la storia della più mitica rivalità dello sport italiano, ma anche la storia del secondo dopoguerra. La gente ha voglia di ricominciare a vivere e lo fa in bicicletta, il mezzo di trasporto più popolare a quel tempo. La fatica dei corridori è la fatica della gente. La folla ai bordi della strada sa cosa significa spingere sui pedali, perché lo fa tutti i giorni. E allora, cosa c'è di meglio che appassionarsi alle vicende di due eroi in bicicletta per dimenticare gli orrori della guerra? La Coppi lo volevo bene perché ero un povero contadino, forse più povero di me contadino. Almeno io stavo accanto a una città, i genitori facevano la verdura, la portavano quel barroccio della lavandaia al mercato e guadagnavano. Ma dove stava lui col barroccio? Al mercato di Tortone non poteva portare niente, che è stato più povero di me. Per quello voglio bene ai poveri, perché lui è stato più povero di me. Il giro del 1946 è ribattezzato il Giro della Rinascita. Il campione più atteso ai nastri di partenza è Gino Bartali. Lui è il favorito della vigilia e anche il più in forma, grazie alle lunghe missioni in bicicletta compiute durante la guerra. In molti puntano anche sul giovane Fausto Coppi, solo due mesi prima capace di incantare alla Milano-Sanremo, nonostante il fisico debilitato dalla lunga prigionia in Africa durante la guerra. Bartali e Coppi l'ultima volta si erano affrontati nel giro del 1940. Bartali era il capitano, Coppi il gregario, ma alla fine il gregario aveva sovvertito le gerarchie conquistando la maglia rosa. Uno che è abituato a essere lui solo al comando, quando arriva uno che lo contrasta e c'è sempre un po' di sbandamento, no? E allora, insomma, il fatto che poi si divisero è determinante. Stavolta, infatti, saranno i capitani di due squadre rivali, Legnano e Bianchi. Il duello è durissimo e si combatte pedalata dopo pedalata per più di 3.000 km in sella a una bici. Alla fine è Gino Bartali a entrare a Milano con la maglia rosa del vincitore. Coppi finisce sconfitto per soli 47 secondi. È la vittoria della fatica, la vittoria dell'esperienza. Bartali, capace a 32 anni di tenere ancora testa al più giovane avversario. Lui dice che non aveva età, Gino aveva sempre 20 anni, scrivevano nei libri e nelle fotografie, però tutto sommato l'età lui ce l'aveva. Da quel giorno la grande rivalità inizia a spaccare lo stivale in due partiti, Coppiani e Bartaliani. Coppi e Bartali diventano in breve tempo il simbolo delle opposte fazioni che animano l'Italia di quegli anni, laica e cattolica, Togliatti e De Gasperi, Coppi e Bartali. Due campioni diversi in tutto. Bartali, l'atleta all'antica che segue i principi contadini. Coppi, l'atleta moderno, tutto dieta e allenamento scientifico. Uno tenace e sanguigno, l'altro taciturno e pieno di talento. Con Fausto poteva andare d'accordo Benedetti, Ricci, che parlano a gesti. Coppi, si capiscono stando zitti.
Io sono un padre, non lo capisco. Non penso sia in nessuno sport questa rivalità come sta un Coppa e Barta. Leale, ma vita mia, morte tua. Anche nel 1947 il teatro del duello è il Giro d'Italia. Gino Bartali conquista la maglia rosa già nelle prime tappe e la difende con la solita tenacia dagli attacchi di Fausto Coppi. Poi arriva la 16ª tappa, l'ultima talmente dura da poter rovesciare le sorti della gara. Si corre da Pieve di Cadore a Trento. All'ombra delle Dolomiti, Bartali, forte della maglia rosa, attende al varco il rivale. Coppi invece si gioca il tutto per tutto e parte subito sulla salita del Falsarico. Bartali, indomito, lo segue e i due pedalano da soli, accendendo la sfida che divide l'Italia. Poi, a 200 metri dalla cima del Falsarego, a Bartali salta la catena della bicicletta. Coppi accelera e in cima ha già 34 secondi di vantaggio. Coppi mi ha detto: non posso attaccare in corsa quando c'ho la rosa Bartali. È difficile, non lo stacchi. Bisogna approfittare sempre quando lui non è alla mia rosa. E faceva così. Bartali viene su a scatti rabbiosi, cercando di recuperare quel che può sul Pordoi e poi sul passo sella. Ma Coppi, con quella sua andatura rotonda e morbida, pigia sempre di più sui pedali. Per Bartali non c'è più niente da fare. Quando arriva sul traguardo, Coppi ha già indossato la maglia rosa e la porterà sulle spalle fino al trionfo. Bartali ora si è reso conto che il talento di Castellania non è solo il rivale occasionale di qualche gara. Traspariva il rispetto del valore che aveva Fausto. Traspariva bene, no? Anche se diceva che lui trovava sempre qualche appiglio, dice: ma ha battuto per questo, questo e questo, magari perché gli era successo qualche cosa. Ma insomma, riconosceva alla fine la grandezza di Fausto. L'anno dopo, al Giro d'Italia, a sorpresa, si presenta un avversario capace di mettere d'accordo i due rivali. Cosa dice? Ma chi sei? Sono il vincitore del Giro d'Italia. Hai sentito, Coppi? Allora noi possiamo andare a casa. Ma no, ragazzi miei, perché volete scoraggiarvi? Nella vita c'è posto per tutti, potete anche arrivare secondi. Nella finzione del film Totò al Giro d'Italia, grazie a un patto con il diavolo, Totò è imprendibile anche per i due campioni. Scusate ragazzi, ma io ho fretta. Ora basta, lo devi dire. La maglia rosa, la maglia rosa, e quella cosa che mai non riposa. Chi la conquista domani la può perdere, e chi la perde può ritrovarla con facilità. Ma di chi sarà? Ma di chi sarà? Di chi sarà? Di chi sarà? Di chi sarà? Ma anche nella realtà, Coppi e Bartali trovano un terzo incomodo capace di beffare entrambi. Il giro del 1948 andrà a Fiorenzo Magni. Io ero il terzo incomodo, diciamo così, ecco. Se terzo uomo, che io dicevo a mia moglie, insomma, terzo uomo, no, voleva essere il primo e l'ultimo. Passano solo pochi mesi e il duello si riaccende ai mondiali su strada. Quell'anno ci fu i campionati del mondo di Valkenburg, dove mio padre aveva possibilità di vincere e stravincere. L'Italia schiera tra le sue file Gino Bartali, solo due mesi prima eroico vincitore del Tour, e Fausto Coppi, ed è considerata da tutti la squadra favorita. Eppure, nonostante vestano la stessa maglia azzurra, i due campioni si marcano stretti sin dall'albergo. Si scrutano come avversari, si temono. Ognuno aspetta che sia l'altro a fare la prima mossa.
indaffarati nella loro personale guerra civile, finiscono per perdere il treno dei migliori. Ci superano tutti, ho visto. Si va a riprenderli. Io non scatto per primo. Coppi si mise a ruota e gli disse queste testuali parole: dove vai te, Gino, venga anch'io. Se scendi te, scendo io. Se vai in salita te, io ti sto dietro, non ti tiro niente. Non contare su di me, perché io sono qui solo per controllarti. Oggi i due grandi favoriti di questo campionato del mondo, Gino Bartali e Fausto Coppi, praticamente non hanno corso, paralizzandosi a vicenda e deludendo non soltanto gli sportivi di tutta Europa, ma anche le centinaia di emigrati italiani che erano venuti qui per assistere a un loro trionfo. E persero fra i fischi degli italiani e furono anche squalificati tutti e due dalla federazione ciclistica per comportamento non sportivo. Ecco. La loro rivalità stavolta non è servita a spingerli oltre le loro stesse forze. Stavolta ha finito per annullare anche l'eterna domanda: chi è il più forte dei due? Chi è il più grande corridore del mondo di tutti i tempi? Avanti Gino, dillo. Fausto Coppi. Gino Bartali. Tu hai detto? Fausto Coppi. E Coppi ha detto? Gino Bartali. Gino Bartali. Bravi, non so niente. In fondo si volevano bene, voglio dire, quando erano in corsa c'era l'antagonismo, quello è logico, però dopo erano amici, diciamo così. Alla vigilia del tour del 1949 il dilemma si ripropone, inevitabile. Chi sarà il capitano della squadra azzurra? Coppi, fresco dominatore del Giro d'Italia? O Bartali, la maglia gialla uscente? In un crescendo di polemiche si arriva alla fine a un faticoso compromesso, passato alla storia come il patto di Chiavari. Coppi e Bartali si siedono a un tavolo e raggiungono il sospirato accordo. Entrambi correranno con il grado di capitano. Dai, Binda riusciva in qualche modo a responsabilizzarli entrambi. Naturalmente nessuno dei due voleva essere in sottordine. Sulle Alpi, dove il tour si alza sui pedali e inizia a scoprire le sue carte, è il momento di mettere alla prova la tenuta del patto. Quando Coppi e Bartali scappano via da soli e pedalano appaiati, tutti si aspettano che i contrasti e le ripicche compromettano la riuscita della fuga. E invece, diligentemente, Bartali e Coppi si danno il cambio come due compagni di squadra, come due alleati. È successo più di una volta che si siano trovati insieme, che abbiano staccato tutti, e in quei momenti collaboravano, in altre occasioni magari cercavano di sorprendersi. Sul traguardo di Brianson, Bartali precede Coppi e indossa la maglia gialla del leader. Proprio quella maglia gialla, conquistata grazie alla loro alleanza, finisce per riaccendere il duello il giorno seguente. Coppi e Bartali staccano di nuovo tutti, ma sulla salita del San Bernardo Bartali cade. Come da accordi, Coppi si ferma per aspettare Bartali, ma il commissario tecnico Alfredo Binda lo affianca e lo obbliga a proseguire da solo. Riparti, Fausto, riparti, ti riprendo. Gino! Si è slogato la spalla, tu vai, ordini superiori, vai! Gino! Fausto dov'è? Dov'è Fausto? Che gli ha dato l'ordine di partire? No. Alla fine Coppi arriva sul traguardo con 4 minuti di vantaggio su Bartali e gli sfila la maglia gialla che porterà fino a Parigi. La desolazione del vecchio campione di fronte alla sconfitta commuove tutti. Per Bartali è il momento più amaro.
quello in cui capisce che anche per lui è iniziata la fase discendente. Giri d'Italia ne ho vinti tanti, senza mai prendere droghe eccitanti. Giri d'Italia lui sì li vinceva, ma le prendeva, oh se le prendeva. Bartali l'uomo, invece, resta sempre uguale a se stesso. Scende dalla bicicletta nel 1956 a 42 anni e da quel momento in poi mette la sua personalità schietta e debordante al servizio del suo sport, il ciclismo. Per 40 anni dovrà sostenere sulle spalle il peso di una rivalità destinata a non spegnersi mai più, e lo farà da solo. Perché Fausto Coppi, il suo grande avversario, muore inaspettatamente e tragicamente il 2 gennaio del 1960 per una malattia contratta in Africa. Io prego per lui. Te lo posso giurare, guarda. Non mi ha detto. Non tutte le volte, ma io prego. Perché lui è stato lo sfortunato corridore. Fu un grande dolore per Gino, sai, il suo grande antagonista. Perché poi questo grande antagonismo fu così grande che quasi li univa, uno aveva bisogno dell'altro. Non ha potuto più scindersi da Fausto Coppi ed è diventato un tutt'uno con lui. Anche Ginettaccio alla fine trova il meritato riposo. Il 5 maggio del 2000 Bartali lascia tutti e porta via con sé il mito del ciclista, i segreti della guerra e il grande carisma di un uomo per bene.